Ursula von der Leyen è stata rieletta alla guida della Commissione europea per altri 5 anni, con 401 voti a favore, 284 voti contrari, 15 astenuti e 7 schede nulle, superando senza problemi quota 360, la maggioranza necessaria per l'elezione. Con il voto avvenuto con scrutinio segreto è riuscita nell'obiettivo di schivare l'insidia dei franchitiratori, riuscendo a farsi confermare dalla maggioranza che l'aveva appoggiata nella scorsa legislatura, PPE, SED e Renew, con l'aggiunta dei 53 parlamentari dei Verdi convinti dall'impegno di von der Leyen nei confronti del Green Deal, sul quale la Presidente della Commissione non intende indietreggiare. Diversi esponenti di ECR, compresi gli eurodeputati di ECR, hanno votato contro la sua rielezione. Dopo il voto della plenaria, il capodelegazione Carlo Fidanza ha spiegato che la decisione è stata presa in coordinamento con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le scelte fatte in questi giorni, la piattaforma politica, la ricerca di un consenso a sinistra fino ai Verdi, hanno reso impossibile il nostro sostegno a riconferma della presidente Ursula von der Leyen, ha detto il capo delegazione di AfD all'Eurocamera, sottolineando che con la rielezione non viene dato seguito al forte messaggio di cambiamento uscito dalle urne del 9 giugno. Questo non pregiudica il nostro rapporto di lavoro istituzionale che siamo certi possa portare alla definizione di un ruolo adeguato in seno alla prossima commissione che l'Italia merita. Secondo Fratelli d'Italia, il voto contrario non pregiudica la possibilità per l'Italia di ottenere un commissario europeo di peso. Non lo temiamo, l'Italia è uno dei paesi principali con un governo dei più stabili in Europa, un interlocutore prezioso e necessario, ha detto Nicola Procaccini, co-presidente ECR ed esponente di FDI, durante un punto stampa. Non è bastata dunque la trattativa che Ursula von der Leyen ha portato con la premier Giorgia Meloni, leader dei conservatori. Il gruppo ECR, che aveva lasciato libertà di scelta a ogni delegazione, non ha votato in modo compatto. Non hanno votato per lei nemmeno i patrioti e l'Europa delle nazioni sovrane, gruppi con cui von der Leyen non ha avuto contatti nei giorni scorsi. Ursula von der Leyen è stata eletta a capo della Commissione UE in un momento molto delicato per l'Europa, sia per i conflitti internazionali in Ucraina e Medio Oriente, sia per lo sconvolgimento degli equilibri mondiali che l'elezione di Trump a novembre potrebbe portare.